Gloria e lode al nostro Dio, al nostro Signore Gesù Cristo. Che il Signore vi benedica, carissimi nella fede. È una grande gioia, un grande privilegio ritrovarci insieme per condividere la santa e benedetta parola di Dio. Alleluia. La parola di Dio è la nostra forza. La parola di Dio ci dà vita, ci illumina. È la nostra lampada che ogni giorno deve risplendere e illuminare il nostro cammino, la nostra vita. Amen. Perché stiamo vivendo in tempi difficili, gli ultimi tempi, giorni di confusione, giorni pericolosi, perciò dobbiamo mantenere la nostra vita sempre in contatto con la santa parola e la santa presenza del nostro Dio e dobbiamo con l'aiuto dello Spirito Santo camminare alla luce di questa santa e benedetta parola che il Signore ci ha donato. Vogliamo leggere in questo momento e riflettere insieme il Salmo 12. Ogni giorno stiamo riflettendo un salmo e con l'aiuto di Dio vogliamo perseverare in questo proposito, per rafforzarci nella fede, amen? Per incoraggiarci nelle parole del nostro Dio. Leggiamo il Salmo 12, Gloria a Gesù, dal verso 1. Dice così la parola di Dio: Salva, o Eterno, perché gli uomini pii sono venuti meno e i veraci sono scomparsi in mezzo ai figli degli uomini. Ciascuno mente al suo prossimo e parla col labbro adulatore e con cuore doppio. L'Eterno recida tutte le labbra adulatrici e la lingua che parla con orgoglio. Di coloro che dicono: con la nostra lingua prevarremo, le nostre labbra ci appartengono. Chi è Signore sopra di noi? E poi dice il Signore: a motivo dell'oppressione dei miseri e del grido dei bisognosi, ora mi leverò, dice l'Eterno, e li salverò da quelli che li insidiano. Amen. Le parole dell'Eterno sono parole pure, come argento raffinato in una fornace di terra. Gloria a Gesù, purificato 7 volte. Tu, Eterno, li proteggerai e li preserverai da questa generazione per sempre. Gli empi si aggirano impunemente dappertutto quando tra i figli degli uomini viene esaltato il male. Carissimi, quando gli uomini vivono nel male, il male li domina, il male li corrompe, il cuore dell'uomo viene in un certo senso schiavizzato dal male. Gesù ha detto, carissimi, che conoscete la sua parola, e se ancora non la conoscete, questa è un'occasione giusta. Il Signore nostro, Gesù Cristo, dice: chi fa il peccato diventa schiavo del peccato. Chi vive costantemente nel peccato, giorno per giorno, facendo il male, desiderando il male, e non si vuole pentire, non vuole riconoscere che ha bisogno della salvezza. Tale persona, che giorno per giorno continua ad andare avanti nella sua vita peccaminosa, diventa schiavo del peccato. E Gesù disse pure che chi fa il peccato è dal diavolo. Il diavolo vuole dominare gli uomini.
verso 8 dice: gli empi si aggirano impunemente dappertutto. Questo mondo è pieno di malvagità, è pieno di uomini malvagi che purtroppo sono dominati dal diavolo. La scrittura dice che tutto il mondo giace nel maligno. Tutto il mondo che non crede in Dio, le persone, gli uomini, la società ribelle che non crede in Dio, giace, vive nel maligno, vive sotto il potere di Satana, e gli uomini diventano schiavi di Satana, perché Satana è il padre della menzogna. Vedete, questo salmo descrive in parte questa realtà. Dice che gli uomini pii sono venuti meno e i veraci sono scomparsi di mezzo ai figli degli uomini. E questa è una realtà, cari. Gli uomini devoti, i veri uomini di Dio, sono pochi in questa terra. Se il salmista diceva questo migliaia di anni fa, quanto più oggi, che il male sta dilagando, che il male, la malvagità, la menzogna è all'ordine del giorno. La scrittura dice che Satana è il padre della menzogna. Perciò quando gli uomini vivono nella menzogna, nella falsità, lontano dalla verità, cioè lontani da Cristo, gli uomini diventano schiavi della menzogna e purtroppo diventano figli di Satana. Ma grazie a Dio che il Signore ha provveduto una grande salvezza. Il salmista nel verso 1 implorava a Dio, pregava a Dio per la società dove lui abitava, per l'umanità, per gli uomini che lo circondavano. Il salmista, alleluia, il re Davide, riconoscendo per me Spirito Santo, vedendo la condizione miserabile degli uomini, vedendo la corruzione, il degrado, la falsità, l'ingiustizia, il re Davide pregava Dio affinché Dio potesse salvare. E vi voglio dire, Dio ha risposto quella preghiera. Dio ha mandato il suo figlio secondo il suo proponimento che lui aveva determinato in se stesso, dice la scrittura. Dio mandò il suo figlio per salvare gli uomini, per liberarli dal peccato, dalla menzogna e dalla schiavitù alla quale gli uomini erano soggetti. Tutti noi eravamo schiavi del peccato, schiavi di Satana, schiavi delle passioni, dei desideri cattivi, eravamo schiavi della confusione, eravamo schiavi, eravamo figli d'ira. Ma Dio, che è ricco in misericordia, è scritto in Efesini capitolo 2, per il grande amore con il quale lui ci ha amati, anche quando noi eravamo morti nei peccati, eravamo schiavi, Cristo è morto per noi e ci ha risuscitati. Dal momento che noi abbiamo creduto, dal momento che ci siamo ravveduti, pentiti e convertiti veramente al Signore, il Signore ci ha risuscitati. Prima eravamo morti nel peccato, ma oggi siamo vivi in Cristo Gesù e nella fede. Gloria a Dio. Se tu ancora non hai dato la tua vita a Gesù, se ancora non lo hai riconosciuto, se ancora non ti sei pentito dei tuoi peccati e ancora nella tua vecchia natura peccaminosa, se ancora vivi nel peccato, vivi nei tuoi desideri, nei tuoi pensieri carnali, se ancora vivi lontano da Dio, ravvediti oggi, pentiti oggi, invoca il nome del Signore come ha fatto il salmista. Il salmista diceva nel verso 1: salva, o Eterno, salva, salvami Signore, salva questo mondo, salva questa umanità. Noi dobbiamo pregare, pregare di più,
per le anime perdute, per questa umanità ribelle, peccatrice. Noi dobbiamo pregare affinché Dio salvi gli uomini e che le persone possano diventare nuove creature per mezzo della fede in Cristo Gesù. Perché oggi gli uomini pii sono pochi, i devoti, gli uomini che seguono Cristo, gli uomini convertiti al Signore, sono pochi. Gesù l'ha detto, la via della perdizione è larga, è ampia, e sono molti quelli che la trovano, che camminano per essa, ma porta alla morte, all'inferno. Invece la via della salvezza è una via stretta, una via angusta, è una via stretta, e sono pochi quelli che la trovano, ma la via stretta porta alla vita eterna. Perciò ti voglio esortare, incoraggiare a seguire la via stretta. Se ancora non ti sei convertito al Signore, non hai chiesto perdono a Lui dei tuoi peccati, se ancora non ti sei ravveduto al Signore, oggi è il giorno accettevole. Se oggi ascolti la sua voce, non indurire il tuo cuore. Entra per la porta stretta, entra, dice il Signore, e inizia a camminare nella via stretta. E il Signore ti sosterrà, ti guiderà, ti incoraggerà, ti illuminerà giorno per giorno. Il Signore dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Che il Signore ci aiuti ad andare avanti nella via stretta, a essere uomini pii, amen, uomini devoti, uomini che onorano Dio, alleluia, essere uomini veraci, uomini sinceri, uomini leali, uomini veri, trasparenti, uomini che camminano alla luce vola di Dio. Perché verrà il giorno, cari, che il Signore reciderà, stroncherà. L'ira di Dio, dice fratelli e sorelle e cari che ascoltate, l'ira di Dio verrà sui figli della disubbidienza. Non essere un figlio di disubbidienza, non essere un figlio ribelle, non vivere lontano da Gesù, sii un figlio ubbidiente, un uomo pio, un uomo devoto, un uomo che ama Gesù Cristo, che lo segue. Gloria al Signore. Alleluia. Nel verso 5 dice: a motivo dell'oppressione dei miseri e del grido dei bisognosi, ora mi leverò, dice l'Eterno, e li salverò da quelli che li insidiano. Vedete come il Signore risponde alle nostre preghiere. Il Signore interviene, il Signore salva, libera coloro che lo cercano, coloro che lo invocano, coloro che si accostano a Lui con un cuore umile. Dio soccorre gli afflitti, Dio soccorre, libera coloro che lo invocano, perché chiunque invocherà il nome del Signore, il nome di Gesù Cristo, sarà salvato. Chiunque lo invocherà con fede, con umiltà, con un vero pentimento. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Perché il nostro Dio è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Amen. E il Signore ti sta cercando anche tramite questo video, questa riflessione. Il Signore sta cercando l'anima tua. Il Signore sta cercando il tuo cuore. Il Signore ti chiama. Alleluia. Ti richiama al ravvedimento, alla conversione, ad avere fede in Lui, perché solo in Gesù Cristo abbiamo la salvezza. Nel verso 6 dice: le parole dell'Eterno sono parole pure. Carissimi che ascoltate, le parole del nostro Dio sono parole pure, parole sante, parole purificate col fuoco. E queste parole, che sono le parole di Dio, hanno il potere di purificare i nostri cuori,
scritto, cari, che la parola dell'Eterno è come il fuoco. Amen? E questo fuoco spirituale della parola di Dio ci purifica, riscalda i nostri cuori, accende una fiamma nei nostri cuori, rigenera la nostra vita, illumina, riscalda i nostri cuori. Le parole del Signore sono pure e purificano la vita e i cuori di coloro che la ricevono. Ricevi oggi la parola del Signore. Oggi è il giorno della salvezza. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre Egli è vicino. Invocalo in questo momento. Digli: Signore Gesù, Dio mio, ho bisogno di te. Signore, ho tanto bisogno di te che tu cambi la mia vita. Ho bisogno della tua luce. Ho bisogno della tua grazia. Ho bisogno del tuo perdono. Diglielo: Signore, salvami. Signore, perdonami. Signore, purifica il mio cuore. Signore, illumina la mia vita. Ho bisogno di te, Gesù Cristo, di tua salvezza. Diglielo al Signore. Non aspettare domani. Domani potrebbe essere tardi. Oggi è un giorno di salvezza e di grazia. Invoca il Signore e Lui ti risponderà. Dio ti benedica nel nome del Signore. A Lui sia tutta la gloria e la lode nei secoli dei secoli. Amen. Amen.